Fagli provare le sette gelosie più potenti che esistono. Si innamorerà perdutamente di te. Allora, ovviamente dobbiamo tenere presente questo, che i maschi sono gli uomini, sono molto sensibili alla competizione, sono molto sensibili a chi gli fa vivere delle tensioni emozionali forti, legate agli antagonisti, legate a persone che in qualche modo si mettono, si frappongono al loro oggetto di desiderio. O perlomeno, anzi, la cosa è ancora più profonda, perché quando si manifesta un oggetto di desiderio, un antagonista, la persona va a riconoscere l'oggetto di desiderio. Ed è sottile la differenza, ma è molto importante perché se voglio essere oggetto di desiderio, devo creare ad hoc un antagonista. E soltanto la presenza di questo antagonista mi farà percepire come oggetto di desiderio. E ovviamente, però, l'oggetto di desiderio può avere diversi livelli di potenziale. Il potenziale è quanto questo oggetto di desiderio seduce, quanto questo oggetto di desiderio a livello proprio quantitativo coinvolge. Per cui è veramente molto importante utilizzare, diciamo, questi strumenti, che poi è lo strumento della gelosia, se vogliamo. E ci sono delle gelosie più potenti di altre, che ti faranno apparire come un oggetto di desiderio intrinsecamente più coinvolgente, ti faranno apparire come un oggetto di desiderio intrinsecamente più seduttivo. Ora, quali sono queste gelosie che si possono mettere in campo? Allora, ce ne sono sette. La prima è un qualcosa che puoi usare tranquillamente nel momento in cui come fai a creargli un rivale, tra virgolette, in amore? Beh, basta lodare basta lodare un altro uomo. E inizialmente, anche se non era un antagonista, lo diventerà. Cioè, potresti dire, ah, certo che il mio, non so, vuoi creare come rivale, come antagonista il tuo capo ufficio? Rispetto alla persona che ti interessa, inizia a parlare bene, certo che il mio capo ufficio è un uomo affascinante, è un uomo di successo, è un uomo qua, è un uomo là. Quando arriva in ufficio parla alle riunioni con carisma, per fare un esempio, no? Oppure potresti, chiunque insomma, è ovvio che se lui conosce magari la persona, può avere anche un impatto maggiore. È ovvio che se la conosce, questo deve poi sostenere, deve essere uno veramente in grado di poter coinvolgere. E se non la conosce, diventa comunque un antagonista presunto, ma a furia di lodarlo, diciamo, acquisirà molto, molto, molto potenziale. Questa è una gelosia veramente molto, molto, molto potente perché, tra l'altro, mette in competizione, tra virgolette, con il maschio teme di essere inferiore agli altri da un punto di vista di capacità di sedurre, da un punto di vista di capacità di coinvolgere, quindi è veramente una strategia molto molto efficace e utile. La seconda è fargli indirettamente, ovviamente, deve avere semplicemente un grosso dubbio, che tu hai già, fatto con un altro che è già consumato, tra virgolette, cioè che già ci sei andato a letto. Ovviamente non deve avere la certezza, però deve avere qualche dubbio, qualche battuta, qualche cosa, insomma, questo lo manda in tilt, lo manda in tilt e ovviamente mai certezze, perché le certezze ovviamente in questo caso innescherebbero tutta una serie di meccanismi di squalifica, quindi mai, mai e poi mai certezze, però i dubbi, sì, i dubbi sono veramente importanti, è veramente importante imparare a
generarli, a scatenargli dei dubbi. Questo lo fa impazzire fondamentalmente, gli genera una tensione emozionale veramente importante, veramente forte. Ed è una strategia molto molto utile, molto molto efficace, che ti suggerisco di utilizzare, quindi ovviamente con moderazione, cioè con moderazione, non è che deve avere la certezza, ma il sospetto che magari possa essere accaduto una volta, se tu glielo fai venire, lo coinvolgi veramente, quindi è una strategia veramente, veramente molto potente. Un'altra tecnica che si può utilizzare e funziona davvero bene è quella di non mostrare gelosia. È quella di non mostrare gelosia, cioè non ti dimostri gelosa, per niente, zero. È ovvio che il dubbio gli verrà, che forse lui non ha, perché non è geloso? Io esco con la mia ex, ma tranquillo, non c'è nessun problema. Perché capita questo? Ecco, questa è una tattica, una tecnica che puoi utilizzare e ti posso garantire che è davvero estremamente efficace per produrli, diciamo, degli effetti, anche degli effetti potenti. Non mostrare gelosia. Provare per credere, perché le cose vanno sempre provate. È ovvio che non devi lasciartela trasparire in nessun caso, per nessun motivo, altrimenti rischi di bruciarti completamente. E un'altra tattica che ti suggerisco per una gelosia molto potente, che veramente lo farà impazzire d'amore per te, lo farà morire d'amore per te, è praticamente conquistare i suoi amici. Cioè, non è che ti sembra zoccola, però piacere molto ai suoi amici, deve avere l'idea che i suoi amici sono tentati di sedurti, tentati di conquistarti. Questo è un qualcosa di fondamentale, e questo è molto importante, è una gelosia veramente molto potente, perché nel momento in cui lui pensa che magari un suo amico, nonostante l'amicizia, sarebbe disposto, diciamo, a mettere in gioco l'amicizia per conquistarti, beh, questo gli darà un quid, uno spread, diciamo così, molto forte, un booster molto forte da un punto di vista della gelosia, e lo coinvolgerà, direi, in modo veramente potente. Quindi conquisti i suoi amici, e questa conquistare i suoi amici è veramente una forma di gelosia molto potente che lo farà morire per te. Ovviamente questo puoi farlo se puoi interagire con gli amici, ovviamente. Non detto che tu devi ovviamente applicare tutte queste strategie, ne basta una per ottenere un consenso e per farlo innamorare, per farlo impazzire per te. Devi cercare di usare quella tra queste sette che nella tua situazione, come possiamo dire, contingente, è applicabile. E ovviamente questa, se tu non hai accesso agli amici, diventa impraticabile, insomma, fondamentalmente. Ecco, questo è un qualcosa di molto interessante che puoi utilizzare. La quinta è una gelosia, diciamo così, che si può manifestare, ad esempio, mettere in atto a qualche festa, a qualche incontro, quando tu parli con qualcuno, con qualche uomo, e si deve notare, quindi la tua abilità qua diciamo, generare un trip nell'alto, in questo maschio, in modo tale che lui possa notare che questo ti sta corteggiando in qualche modo, ti sta facendo la corte, magari attraverso lo sguardo, attraverso qualcosa. È ovvio che magari se è un contesto tipo una riunione, un contesto, una situazione così, è ovvio che lui non è che può interrompere o può fare qualcosa. Ecco, questo gli genererà, tu verrai valorizzata molto, perché
nel momento in cui c'è un altro uomo che ti corteggia in questo modo, quasi davanti a lui, insomma, beh, genera una potente gelosia e quindi un potente coinvolgimento da questo punto di vista. Quello che ti suggerisco di fare, se hai puoi procurarti qualche spalla, qualcuno che magari deliberatamente recita la parte, oppure qualcuno che in qualche modo è coinvolto con te, qualcuno che in qualche modo è già, diciamo, se vogliamo, innamorato di te, che può portare avanti una situazione di questo genere. Ecco, queste sono, diciamo, anche una tattica, questa che direi che è molto, molto interessante per stimolare gelosie profonde. E il sesto è quello di, diciamo, quando una persona, la sesta tattica, la sesta gelosia è quando una persona, quando tu esci, ad esempio, gli racconti che esci con delle amiche, che esci con, diciamo, amici, o che vai a una festa, devi mantenerti le tue, diciamo, come possiamo dire, amicizie a cui lui non deve avere accesso, o magari puoi dire che sono amicizie di vecchia data, insomma, devi comunque, il suggerimento è mantenere delle amicizie, ti devi mettere super in tiro, super figa, attaccaspilla, autoreggente, insomma, molto, molto, molto sensuale. E questo, insomma, il fatto che tu sei così in tiro e che vai, insomma, gli dici che vai, che ne so, la serata con gli amici di vecchia data o con qua, con quelli della scuola di ballo, con quelli da te, che qualche attività che tu ti sei mantenuta comunque anche all'interno della coppia, e beh, questa è un'altra forma di gelosia molto, molto potente che scatena, diciamo, comunque come possiamo dire, un coinvolgimento, sicuramente un coinvolgimento anche molto molto profondo. E la settima, il settimo modo è classico, diciamo, utilizza il potere delle tue reti social, quindi avere un profilo social in cui fatto bene, in cui evidenzi la tua femminilità, la tua classe, la tua femminilità. Avere un profilo social che riceve comunque molti apprezzamenti da uomini, beh, gli genera una gelosia, gli scatena una gelosia anche qua potente perché pensa chissà quanti ci proveranno, chissà quanti. È un'altra strategia che in questa praticamente è sempre utilizzabile, insomma. L'importante è che veramente questi profili siano evidenzino la tua femminilità, è ovvio che non devi mettere soltanto le foto delle pizze o del cocktail, diciamo, ma devi creartela ad hoc in modo tale da attrarre, come dire, l'interesse di uomini che poi lo manifesteranno attraverso i like, attraverso i commenti, attraverso gli apprezzamenti. Ecco, queste sono le sette gelosie più potenti. Se tu le metti in atto, veramente quest'uomo impazzirà d'amore per te. Bene, bene, per questo video è tutto e ti do appuntamento al prossimo. Ovviamente seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale. Seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, canali nei quali ti puoi anche abbonare.